Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di RTA Sport. Anche quest'oggi parterre ricco di ospiti. E andiamo subito a presentare Piara Mazzoli, coach del Fogliano, Buonasera. Ciao e Stefania Filippas, playmaker dell'Interclub Muggia. Partiamo a tutti. subito con l'allenatrice di Fogliano. Dopo la sconfitta nella gara d'esordio, è arrivata la vittoria sul parquet di Riva del Garda. Sì, siamo molto felici di questa vittoria perché sicuramente fuori casa vincere ti dà morale e fiducia per le partite future. È stata una guerra, una partita combattutissima che abbiamo vinto soprattutto con la difesa. Una buona difesa e anche nel momento topico le bombe sono andate a bersaglio. Sì, devo dire che prima abbiamo attaccato il ferro, poi loro si sono un po' chiuse e quindi noi abbiamo iniziato a tirare da fuori e abbiamo segnato con una certa continuità. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della squadra? Non mi sono piaciuti i momenti di pausa che ci prendiamo, tipo all'inizio del terzo quarto, 7-0 per loro. Mi sono piaciuti i momenti di grinta, di gioco di squadra, corale, quindi questo mi dà veramente fiducia per le prossime partite. Ecco, l'avrei iniziato il campionato prima del solito, quanto può influire sulla preparazione della squadra, ma non solo della tua squadra, ma in generale? Secondo me tantissimo, nel senso che per le squadre che ho visto per ora siamo tutti ancora un cantiere aperto e le squadre giocano un po' ancora a caso, diciamo, non c'è un gioco ben definito. Ok, passiamo quindi a Stefania Filippas. Vittoria anche per Mugia, come è scaturita questo successo a Salcedo? Diciamo che all'inizio abbiamo interpretato male la partita e ci hanno raddoppiato. Loro, essendo giovani, correvano molto più di noi e infatti ci hanno messo abbastanza in difficoltà. Poi alla fine l'abbiamo spuntata bene portando a casa i 2 punti, però non è stato per niente facile. C'è stato un terzo quarto in cui la squadra ha avuto delle difficoltà, poi nel finale appunto del quarto siete riuscite ad andare avanti e condurre la partita sino alla fine. Sì, diciamo che il terzo quarto ci hanno messo in difficoltà e noi in difesa non siamo state per niente concentrate, anzi, dobbiamo lavorare molto in difesa perché siamo abbastanza indietro, forse anche per la preparazione, appunto, che un mese forse è pochino, però piano piano entreremo in forma. Una preparazione che comunque in questo mese l'avete svolta a pieno, avete fatto delle partite, degli allenamenti. Sì, assolutamente, con amichevoli, anche contro Fogliano abbiamo fatto un'amichevole, però è comunque un mese con gli amichevoli tutto, però è sempre poco. Il tuo è un ritorno con la maglia dell'Interclub, l'anno scorso eri a Roma, quindi giocavi sempre in Serie B. Come secondo te è cambiata questa serie dopo l'eliminazione della A3? Beh, secondo me sarà un campionato molto faticoso appunto perché siamo 16 squadre, comunque sono tante le partite. Adesso non posso dire come il valore di questa Serie B perché abbiamo solo disputato 2 gare, quindi sono poche per dire come siamo messe noi, se siamo più degli altri o meno di noi. Però noi ci proviamo, speriamo di puntare ai playoff e dopo vedremo, insomma. Passiamo nuovamente il microfono a Piara Mazzoli. Di queste prime 2 giornate c'è qualche risultato che ti ha così un po' sorpreso? Sicuramente un risultato che mi ha sorpreso è stata la prima giornata, la sconfitta di Udine di 1 punto a Treviso, che secondo me Udine è la compagine più forte del campionato, quindi quel risultato lì un po' mi ha perplesso. Domenica si espira aria di derby, arriva l'Interclub. Come vivete questa settimana di attesa e come preparate questo incontro? Poi tu, fra l'altro, sei una ex giocatrice Esatto, di Muggia. sì, infatti per me comunque ha un doppio valore, intanto perché sono ex giocatrice di Muggia, poi anche perché Nevio Giuliani è stato il mio allenatore, quindi per me ha un valore anche affettivo e comunque sì, lo sento molto, devo essere sincera, e di conseguenza le mie ragazze sentono che
il coach lo sente, e quindi ci stiamo preparando come va preparato un derby, tranquillamente, però mettendoci l'intensità giusta ad ogni allenamento. Com'è cambiato il basket di quando giocavi rispetto a quello di adesso? Sicuramente eravamo, noi giocatrici eravamo più tecniche, eravamo più precise, avevamo un gioco più lineare, eravamo più complete, avevamo tutti i fondamentali, quindi forse era un gioco più bello da vedere. Adesso c'è un po' più di atletismo, c'è un po' più di corsa, un passaggio, un tiro, forse eravamo un attimo più preparate. Passiamo quindi il microfono a Stefania Filippas. Di queste prime due giornate, anche secondo te, qual è il risultato che ti ha così sorpreso un po'? Bene, a parte quello che ha detto Piero riguardante Udine, anche la seconda, Udine che ha battuto di 30 Monfalcone, anche quello Monfalcone mi ha stupito, ovviamente in negativo. Ecco, la squadra rispetto a Muggia, quindi la squadra rispetto alla passata stagione è quasi totalmente rinnovata, ecco. Secondo te in cosa deve migliorare? Beh, come ho detto prima, la difesa sicuramente, e poi il nostro gioco non è totalmente fluido in attacco, anche perché siamo praticamente tutte nuove, non abbiamo mai giocato assieme, tranne 2-3. E abbiamo messo assieme 3 giocatrici con esperienza, che è Lara Kumbat, Annalisa Borroni e Alice Policastro, dopo il resto siamo praticamente tutte giovani. Anche a te faccio la stessa domanda, adesso avete 2 derby in programma, il primo domenica a Fogliano, poi il sabato successivo al Palaquilinia arriverà Loma. Come vi preparate e se state già sentendo questo clima di derby? Beh, sicuramente i derby mettono più tensione delle solite partite, però noi andiamo lì con la convinzione che possiamo battere sia Fogliano che Loma. E dopo il risultato verrà da sé, la palla è tonda, quindi non si sa quello che può succedere, ecco. Si chiude quindi questa prima parte di RTA Sport. Noi ringraziamo Piara Mazzoli, la coach di Fogliano. Grazie a voi, arrivederci. E Stefania Filippas, playmaker dell'Interclub Muggia. Grazie, ciao a tutti. Noi ci fermiamo per un attimo, restate con noi.